Può la fisioterapia essere utile nella riabilitazione in un soggetto post-Covid? Nella maggior parte dei casi, anche dopo la fine della fase acuta della malattia, può essere necessario un periodo più o meno lungo per un recupero completo. Questo perché l'allettamento prolungato, la ridotta capacità respiratoria e la compromissione dell'apparato muscolo-scheletrico possono tradursi in disabilità più o meno severe nel paziente che è stato affetto da Covid-19. Si suggerisce un percorso riabilitativo fatto su misura, strutturato sulla persona, in modo tale che si vadano a lavorare quelle aree che sono state maggiormente colpite. In particolare si suggerisce un allenamento sulla forza, sulla resistenza, un training sui muscoli respiratori, in particolare i muscoli diaframma e i muscoli del torace, il recupero delle attività di vita quotidiane e un supporto con la psicologa per recuperare sul piano emotivo quelle aree che sono state maggiormente colpite. Si suggerisce di effettuare una fisioterapia ambulatoriale o al limite a regime domiciliare. Quando rivolgersi al fisioterapista dopo la guarigione da Covid-19? È opportuno rivolgersi al fisioterapista a malattia completamente superata. Inoltre, i pazienti dovranno pervenire in studio con la richiesta del medico di medicina generale o del medico specialista. I sintomi che possono essere presenti durante la malattia, ma che possono ripresentarsi o continuare anche dopo la guarigione completa, sono dolori muscolari diffusi e articolari, senso di affanno, fiato corto, difficoltà a riprendere le normali attività di vita quotidiane e difficoltà anche sulla sfera emotiva e psicologica. Per questo si suggerisce anche un training con la psicologa. Questo perché possiamo parlare di una sindrome da stanchezza cronica anche una volta che i sintomi legati alla malattia effettiva sono scomparsi. In cosa consiste il percorso riabilitativo? Lo scopo della riabilitazione è quello di migliorare la dinamica respiratoria, contrastare l'indebolimento muscolo-scheletrico e evitare l'allettamento e migliorare la qualità di vita dei soggetti post-Covid-19. A questo proposito, i pazienti verranno valutati e perciò verrà effettuato un programma riabilitativo su misura che comprenda un allenamento cardiovascolare, un recupero della forza e un training anche ai muscoli della respirazione. Il percorso riabilitativo si svolge in tre fasi: valutazione con il medico, fisioterapia e infine rivalutazione. Nella valutazione iniziale il paziente eseguirà una visita medica con lo specialista, il quale farà fare al paziente degli esami diagnostici e degli esami ematochimici e stabilirà delle eventuali comorbidità, cioè la presenza di eventuali patologie associate, in modo tale che può consegnare tutta la documentazione al fisioterapista. Successivamente, cartella clinica alla mano, il fisioterapista potrà impostare un programma riabilitativo ad hoc che comprenda un allenamento basato sul rinforzo degli arti superiori, degli arti inferiori, del diaframma, esercizi posturali e anche una seduta a settimana con la psicologa. Al termine del percorso, se necessario, il paziente potrà essere reinviato al medico curante per un controllo finale, ma se necessario anche in itinere per dei follow-up. Alcune indicazioni finali per l'allenamento: si suggerisce di allenarsi almeno 30 minuti al giorno per un paio di volte al giorno, cercando di progredire nella frequenza e nella costanza dell'allenamento. Migliorare l'allenamento in base alla propria tolleranza individuale, monitorando la fatica, l'intensità e i battiti cardiaci, se necessario anche utilizzando un cardiofrequenzimetro. Misurare la pressione arteriosa prima dell'allenamento, sentirsi pronti per effettuare un allenamento e mantenere una frequenza respiratoria che non superi 15-20 atti respiratori al minuto,
e anche una frequenza cardiaca non sopra i 100-110 battiti per minuto, utilizzare la scala della fatica, la scala Borg, dove misura la percezione soggettiva dello sforzo, che deve essere non superiore a 6 in un range compreso tra 1 e 10, e infine evitare l'allenamento se le condizioni quel giorno non lo permettono. Il lavoro dei KIP, quando e perché? Il lavoro multidisciplinare è importante affinché si ottengano i maggior risultati clinici possibili nel paziente post-Covid-19. Per questo è importante collaborare con delle figure mediche e sanitarie. In particolare suggerisco la collaborazione con uno psicologo che si prenda cura della sfera psicologica del paziente e di tutti i risvolti che la malattia ha avuto sulla persona, con un pneumologo e un medico cardiologo che segua non solo la visita iniziale ma anche le sedute successive nei controlli, e infine con il medico specialista nel caso in cui si tratti di un atleta per il ritorno all'attività agonistica. Per questo adottare delle strategie condivise, delle strategie terapeutiche condivise assieme ad altri professionisti è importante, in modo che il paziente si senta seguito sotto tutte le aree.